Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui finalmente in questo nuovissimo video, il primo video uscito dopo il raggiungimento dei 1000 iscritti. Siamo in compagnia con ByAngelTube. Salve a tutti ragazzi, benvenuti. Anch'io ho fatto da poco i 600 iscritti e vi ringrazio umilmente. Sono qui per collaborare, anzi per reagire insieme a World of Music. Il primo singolo di Caparezza, tra l'altro ragazzi, rilasciato dopo quanto? Non mi ricordo neanche, quando è uscito l'ultimo disco di Caparezza? L'ultimo album è uscito, se non erro, verso fine, verso estate 2017, e sono passati, Quattro anni. almeno, passati 4 anni quasi ormai. Quattro anni e Saranno 11 anni. in genere Caparezza è sempre stato abituato a farci praticamente aspettare 3 anni di silenzio dopo la fine di ripartire con nuovi singoli. Infatti noi in questo momento reagiremo alla sua ultima canzone. In questo momento che noi stiamo registrando è Mezzanotte 22, la canzone è uscita perfettamente a mezzanotte e direi appunto di farla partire. Ovviamente noi daremo le nostre considerazioni a fine brano, così almeno voi non vi perderete praticamente nessun secondo di questa canzone. Perfetto, attivo la canzone. Madonna, sento già il copyright sotto casa. È una notte che spia, è una notte di sguardi che addosso. Ti ricordi che l'altra no, come avessero visto il demonio. Sto scavando dentro di me, così tanto che schizzo petrolio. È il mio rito iniziatico, ma non ho alcune in nel corpo. Sono una larva sporca del mondo, faccio mano, lo sopra quel tronco, rischio un melton, poi sarà tutto nuovo. Fuori di me è su via. Spiego le ali o le guardo, una chance studia. Molto sperimentale. Dai, diciamocelo con tutta sincerità, non è una cosa totalmente nuova che noi abbiamo sentito da Caparezza, ha sempre cercato di fare pezzi del genere, ecco, con un po' di rap sopra, però allo stesso tempo con un po' rock alternativo per cercare di avvicinarsi più a altra gente possibile, così le persone possano capire un po' di più quello che lui sta cercando di dire, anche se le persone non riescono a capire al 100% di quello che sta dicendo, resta comunque il fatto che se Caparezza al giorno d'oggi viene visto come uno tra i punti di riferimento della musica italiana, cerca sempre di passare sopra altri generi, non soltanto sul rap. Vero. Oh, musicalmente spacca. Ah, finito. Bene, con considerazioni finali. Allora, ci sono tante cose da dire. Innanzitutto è un singolo che vuole essere d'apertura. Tutto verso la fine della canzone lo dice chiaro e tondo che è un singolo d'apertura. Un singolo che dice il disco è solo iniziato, tutto il resto è solo da scoprire. E poi fa comprendere che questo album è una continuazione stilistica dei precedenti, ovvero un mischio tra rap e alternative rock, cosa che abbiamo visto anche nella canzone Acufene. Questa canzone, anche con un po' di alternative rock, ma allo stesso tempo con qualche synth che può. Il synth, per chi non lo sapesse, è praticamente la pianola elettronica che si sono appunto tra gli strumenti. E piace appunto questo stile di combinare anche un po' di old school, perché si sente effettivamente che è un po' tipo anni 90, tipo nelle discoteche. Infatti, secondo me, questo qua me lo immagino nelle discoteche, questo pezzo qua, perché si sente che è molto da discoteca. Un singolo che vuole avere un gran significato, però vuole essere anche molto commerciale, simile a Veni ballare in Puglia. Cioè, sono due canzoni completamente diverse, però hanno in comune l'obiettivo di voler dare un messaggio, ma renderlo a sottopiano. Infatti, principalmente questa canzone cosa fa capire? Che l'intero album, secondo me, sarà molto introspettivo di Caparezza, sarà un ennesimo album introspettivo, però avremo anche molta critica sociale, come cioè, giustamente. Essenzialmente sarà questo singolo sia soltanto un'apertura e che dobbiamo aspettare singoli molto migliori non si può dire, quindi ci dobbiamo aspettare singoli migliori, un'introduzione a quello che avremo alla fine, secondo Non me. so, non Questo. so, per, non so per quando, secondo me questa qua non sarà un'introduzione, secondo me sarà il solito skit che noi vedremo sempre, gli skit per chi non lo sapesse sarebbe praticamente una sorta di introduzione che possa essere soltanto con un instrumental per aprire tutto, che ne so, tipo un palco, o magari uno skit può essere anche una conversazione, perché Caparezza nei dischi ha sempre fatto piccole conversazioni, un po' tipo parodie, un po' tipo
tra virgolette, trollare, ma allo stesso tempo anche per farti entrare nel mood del disco, che ci sta effettivamente, far iniziare un disco così. Ma in realtà io la vedrei più come ultima traccia, dato che, cioè, di tradizione in realtà si fa quasi sempre così. I primi singoli sono in genere la ultima o la penultima canzone del disco. Questo viene fatto anche perché, in modo che la gente sia spinta a comprare prima il disco, dato che le ultime canzoni le sentirebbe su YouTube solo alla fine. Beh sì, perché effettivamente Insomma. quando tu fai sentire il primo singolo, cioè non è che tu puoi partire con qualcosa che tu hai già ascoltato, devi partire prima con tutto ciò che tu non hai mai ascoltato e dopo alla fine entrare su quello che tu avevi già ascoltato, quindi questa cosa è anche un po' una strategia di marketing, se ci pensiamo. Vero, vero. Io credo di non avere molto da aggiungere, se non che appunto al massimo si potrebbe fare in seguito una recensione dell'intero album quando lo ascolteremo tutto, Oddio, prenderemo il suo tempo. in realtà è molto molto difficile, dato che per uno come Cara Parezza, ma anche, avevo detto anche l'altra volta con Marracash, è molto difficile entrare in un disco del genere, perché soprattutto bisogna avere anche un'ottima cultura, e Cara Parezza non si può dire per niente che appunto non sia un uomo di cultura, anzi, l'ha detto appunto in varie interviste che appunto lui non cerca mai, ecco, di entrare nell'ottica di quello che è un vero rapper e di cercare, che ne so, di diventare uno che magari proviene dalla strada, proviene dal ghetto, eccetera. No, è semplicemente un artista. Ragazzi, non prendete Cara Parezza soltanto per un rapper, ma come un artista. Se lui ha voglia di informare la gente su una cosa che lui era a conoscenza, lui lo dice. E questo secondo me che dovrebbe fare un artista. Vero. Un artista deve esprimere opinioni o emozioni o arte, ed è quello che fa Caparezza in moltissimi modi, ed è per questo che l'ho sempre apprezzato tanto alla fine come produttore musicale, come produttore artistico, perché comunque anche nei suoi video si intravede molta arte. Per esempio, banalmente, il video di Che bella gente. No, aspetti, Sì. ma no, Sì, scusa, il video della mia parte intollerante e assolutamente. un video ben calcolato col tema che prende appieno il tema. Cioè, come mostrare di essere imprigionati se non stare in una prigione mobile? Cioè, cazzo, genio. Genio. Una cosa tanto semplice quanto beh, azzeccata, azzeccata. O anche come, che ne so, tipo. Aspetta, 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 come cavolo si chiama quella canzone là? Ah sì, io non ho capito un cazzo della vita. No, no, fa così, fa io, sorry Joe, cioè io della vita non ho capito un cazzo, cioè tipo cosa c'è? Sì, Perché? infatti perché cerca di fare tipo un gioco di parole con io e poi lo yodel che si sente praticamente all'interno della canzone. Ma più che altro è anche un po' una critica, non proprio tanto sociale, ma una critica più che altro musicale, dato che fa molti riferimenti agli artisti che quando muoiono ricevono popolarità, perché la gente è sempre in fissa con questa cosa qua del fenomeno dell'artista morto, che non si sapeva nulla di lui. Per esempio, adesso vi faccio un altro esempio di un rapper americano. Prendiamo per esempio XXXTentacion, non so se tu hai mai sentito parlare di lui. Certo, Prima certo. l'ascoltavano al massimo 10.000 persone, che comunque, o meglio, non 10.000, 5 milioni di persone, che comunque in America, se ci pensi, non è per niente un numero bassissimo, assolutamente. Però c'erano screen dei suoi account di Instagram, o meglio del suo account di Instagram, che era passato da 10 milioni a 25 milioni in un giorno, quindi fa capire che la gente è interessata più al personaggio piuttosto che alla sua musica. È anche questo che Caprezza ha anche cercato di fare arrivare all'interno di questo disco. Quindi non si può dire per niente che non ci sia della So, verità. c'è stato un aumento di vendite di molti artisti quando sono morti. I Queen, Michael Jackson, in generale Assolutamente. tutti artisti già famosi che appena sono morti hanno avuto un boom di vendite, Sì, molti ex campionamenti. e tra l'altro sarebbe anche figo vedere se magari Caparezza in questo disco, a differenza degli altri, non si troverà da solo. E soprattutto mi piacerebbe vedere adesso, probabilmente molti di voi che guarderanno il video mi odieranno, però io ci vedo anche un fitto con Fedez.
Non stavo per dire che Parizza verrà ancora, ragazzi. Vabbè, sì, anche quello, però, perché allora io ti spiego anche perché mi è venuto Fedez, oltre che a Rancore. Fedez, in dischi vecchi, ha diciamo cercato di ispirarsi un pochettino al personaggio di Caparezza, dato che si parlava anche, e soprattutto nel suo primo disco di debutto, riguardo la scelta del Expo 2015, soprattutto delle case popolari, della poca organizzazione, secondo il suo parere, riguardo lo Stato italiano, tutta roba per poi alla fine semplicemente richiuderlo con un brano chiamato Penisola che non c'è. No, Del cazzo Federico, la metti sul sociale? No, che non so. no, è bellissima sta canzone, sono contento che tu la conosca. Certo che la conosco. Però più Vabbè. cultura rap di quel che pensi. E anche se noi non sappiamo neanche se questo album non sarà un po' un vero e proprio album, ma sarà un EP. Un EP, per chi non lo sapesse, praticamente Extended Play, che tu fai uscire una traccia mese dopo mese. Non so se sarà così o magari sarà un album proprio al completo, anche se secondo me in 4 anni avrà sicuramente prodotto tante cose. Aspetto ancora molto dal cavo. Bene, ragazzi, questa reaction. Ah no, no, che. Sì, Fatemi dillo. concludere con una cosa. Scrivete nei commenti chi si ricorda di Mickey Mix. Bravo, bravo, bravo. Lasciate più di 50 like per questa citazione, vi prego, se la merita. Ragazzi, lasciate più di 50 like ed io ed Andri faremo un video in cui parleremo di Mickey Mix. Dai. Oddio, guarda che tu ci scherzi, ma in realtà non sarebbe neanche male. Ma infatti non ci sto scherzando, lo facciamo davvero della regina con 50 like. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Il canale di Angelo e di tanti altri lo trovate in descrizione. Sotto in descrizione trovate non soltanto il server del Bene Comune e anche il suo server principale, ma anche il suo canale Twitch, che vi lascio sempre in descrizione anche nel primo commento, così almeno lo facciamo arrivare, che ne so, a 200 follower. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye, vi saluta anche, bye Angel.